negli ultimi 2 mesi, devo essere sincero, mi sono autoconvinto, mi ripetevo nella testa: sono il più forte del mondo, sono il più forte del mondo. Mi sono arrivato in questa gara che ero molto sicuro di me stesso, nonostante gli infortuni sia dell'inverno che lo scorso mese e mezzo, l'infiammazione all'inserzione del bicipite. E quindi ho detto: se mi manca qualcosa a livello di allenamento, lo devo compensare a livello mentale. E quindi ho iniziato a fare un lavoro mentale così in autonomia. E durante la gara l'ho continuato a utilizzare. Mentre loro andavano, io ero tranquillo lì perché all'inizio volevo essere un po' più tranquillo, poi a un certo punto volevo fare io il ritmo perché preferivo stare davanti, cioè stare dietro mi faceva consumare di più a un certo punto. E quindi ho preferito tirare io, però io mentalmente sapevo che mi sentivo che era la mia Olimpiade, mi sentivo, l'ho detto a poche persone, ovviamente a mia moglie, l'ho detto poi a Patrick, in questi ultimi giorni l'ho detto sia a Christian che ad Antonella, perché sono le persone con cui mi rapporto di più. Ho sentito anche, vabbè, questa è una cosa in più, ho voluto sentire anche il campione olimpico Atene 2004, Ivano Brugnetti, volevo che lui mi desse delle informazioni per come lui aveva vissuto le Olimpiadi, come le aveva comunque, come era arrivato sotto lì e come aveva gestito la gara stessa. Infatti lui mi ha detto: guarda, Atene faceva caldo, io ho fatto 10 minuti di riscaldamento e sono partito. Non mi interessava fare di più. Che Antonio diceva: ma non ti riscaldi, non ti riscaldi. E io oggi ho fatto uguale. Ho detto a Patrick: 10 minuti faccio. Perché Ivano ha detto.